fermata, avevamo detto, e difatti è arrivato lo spedizioniere e ha lasciato questo bellissimo libro che attendevamo, i cui autori sono dei ragazzi di una scuola media di Roma e il loro professore Giorgio Frontini. Allora, caro Omero, ti scrivo, questi ragazzi hanno scritto ad Omero, agli eroi e agli dèi dell'Olimpo. Ma ecco, intanto questo disegno molto carino del cavallo di Troia con dentro i soldati greci, no? Pronti alla strage e alla conquista della città. E va bene, molto carino, anche se Troia è così, è come un castello medievale, ma mi piace tanto. Dentro ci sono altri disegni, abbiamo voluto che i ragazzi disegnassero anche i loro, ecco, Polifemo molto gettonato, questo è Cronos che mangia il figlio. Ecco, insomma, un libro ironico e intelligente. Adesso leggo con le parole di Frontini, del professore Giorgio Frontini, il progetto, come è nato il progetto. Il primo libro dell'Odissea e la sua rielaborazione in una prima media, tra strategia di avvicinamento al mondo classico, discorso scherzoso e discorso scientifico. Dunque, correndo l'anno scolastico 18-19 nella scuola media Giuseppe Mazzini di Roma, io andavo continuando, tra l'altro, anche l'ordinaria attività di spiegazione dell'Odissea, quella vera, non la semplificazione della riduzione, della chiarificazione della semplificazione e via proseguendo dell'Odissea, a base di dettato della versione in prosa del testo poetico e di assegnazione di riassunti e di commenti. Portava avanti dunque quest'ordinaria descritta operazione di versione riassunto commento anche nella classe prima E. È nello svolgimento di questa operazione nella prima E che un giorno successe un imprevisto. Si era ormai prossima al finire delle ore mattutine di lezione, intorno alle 14, e nonostante questo il discorso con la classe proseguiva in un'atmosfera abbastanza interessata e interessante, con varie domande mie agli studenti e degli studenti a me, quando il suonare delle campane di fine orario ci fece tutti uscire dall'aula dove stavamo e spezzettò e interruppe i nostri discorsi. Ciò tuttavia non senza che si continuasse a parlare praticamente in corridoio tra me e alcuni studenti, tra i quali Aminadabo. Si discuteva sulle questioni dei tempi degli eroi e degli dèi di Omero, così ancora aperte al fascino dell'immaginazione, ricordo che scherzando mi venne di dire a Mina di scrivere per certe cose lettere a dei ed eroi per sapere notizie ancora incerte per la scienza dei nostri tempi. Non senza mia sorpresa, la studentessa alla lezione successiva, una settimana dopo, mi diceva: ho scritto le lettere. Ecco, non solo a Mina, ma anche a tutti i suoi compagni di classe e qui potrete leggere cose molto divertenti che loro hanno scritto agli dèi e agli eroi della Grecia, nonché al grande poeta Omero.